Oggi sarà l'ultima riunione della coalizione di sinistra per individuare il nome del candidato alle prossime regionali della Campania. Il dato è il tratto per il segretario regionale di SEL, Salvatore Vozza. Trovo strano che la coalizione che sta intorno al PD si chiami di centrosinistra, nel momento in cui la sinistra non c'è. Sì, c'è un pezzo che sono i socialisti, ma la sinistra non c'è. Quindi quella è una coalizione di centro, altro che centrosinistra. Che non c'è. Due, noi andiamo avanti, abbiamo messo in campo una coalizione e la nostra sfida è per vincere queste elezioni regionali. Cioè, noi scendiamo in campo perché pensiamo che di offrire un'alternativa seria e ci battiamo per questo. Sui nomi dei candidati oggi stiamo lavorando, ci sono vari ipotesi, c'è una coalizione che dovrà discutere, di solito si parla solo di SEL, ma non è solo SEL, ci sono anche altre forze, da Rifondazione, Comunisti Italiani, a Sinistra in Movimento, quindi Italia, sono forze che stanno lavorando e decideremo con loro oggi per lanciare una sfida di governo, non un gruppo che scende in campo perché deve fare il dispetto a qualcuno. Noi innanzitutto vogliamo rispettare i cittadini della Campania, che devono avere l'opportunità di eleggere un presidente che può stare in campo e che può fare il presidente. E questo è il senso della sfida nostra. La responsabilità del mancato accordo, ribadisce Vozza, è tutta del PD. Sono mesi che discutiamo di primarie sì, primarie no, candidati sì, candidati no. Non c'è mai una discussione vera sulle emergenze che la Campania ha, sui bisogni dei cittadini. Al centro ci sono gruppi di interesse che si scontrano in questo partito, non c'è mai la campagna vera. Se il PD facesse un passo indietro su De Luca? Ma io ormai a questo punto non credo che si può più ragionare con i sé. Ci sono stati troppi sé nel corso di questi mesi e troppe volte è stato annunciato, è pronto a raccontare i firme, si rinviano le primarie, non si fanno più. Noi domani mettiamo in campo la coalizione, non aspettiamo più nessuno, siamo una coalizione autonoma che si muove con grande forza e sfidando anche gli altri sul tema del governo della Campania, appunto.